Ragazzi, io mi sono appena ricordata di non avervi raccontato che cosa è successo a Parigi. Io mi sono persa ed ero da sola. Adesso vi racconto, nel frattempo ci trucchiamo, usiamo anche un po' di novità. Partendo da una maschera per le labbra, questa qui nuova di Nabla. Dovrebbe essere al cocco e mi ispira un sacco. Comunque, che cosa succede? Io ero a Parigi per il Vogue World. Ho portato mia sorella con me, però purtroppo lei non è entrata all'evento. Quindi sono andata da sola. Poi lì ovviamente sono stata con le referenti internazionali di Clinique. Però di fatto inizialmente non conoscevo assolutamente nessuno. Vado insomma all'evento, poi andiamo a cenare a Ritz, che è questo hotel meraviglioso nella piazza dove hanno tenuto lo show, che è Place Vendôme. E poi si era fatta più o meno l'una di notte. A questo punto decidiamo tutti di tornare in hotel, ma io e le referenti eravamo in hotel diversi. L'autista mi stava aspettando esattamente nel posto in cui mi aveva lasciata al pomeriggio per andare all'evento, ed era ovviamente vicinissimo a Place Vendôme. Però insomma dovete sapere che il mio senso dell'orientamento fa un po' schifo e non mi ero accorta di avere il telefono all'1%. Ovviamente ho fatto 1700 video, poi ero partita da casa che già non era carichissimo. Quindi insomma saluto le referenti e mi dirigo verso il posto in cui avrei dovuto trovare la macchina. Solo che a un certo punto mi perdo. Intanto andiamo con uno dei nuovi fondotinta di Anastasia. Ora capiamo qual è la mia colorazione. Dai, la 2 penso che vada bene. Solo che appunto arrivo in un posto che non era minimamente simile al luogo in cui mi aveva lasciata l'autista all'andata. E quindi dico vabbè, adesso chiamo la referente e capiamo come poter trovare l'autista. Magari mi sa dare delle indicazioni, perché effettivamente non avevo scritto da nessuna parte il luogo esatto in cui mi aveva lasciato l'autista. Mi ricordavo come fosse fatta la via e quali negozi avessi attorno. Però insomma Parigi è grande, e quindi basta che imbocchi una strada diversa e te lo lì che ti sei persa. In più a luna di notte, da sola e col telefono scarichissimo. Nel momento in cui mi metto a chiamare la referente, capisco di avere il telefono veramente super scarico. Lei mi risponde e il telefono si spegne. In tutto ciò non avevo nemmeno la carta fisica dietro, perché nella fretta me la sono dimenticata nell'altra borsa. Quindi anche se avessi preso un taxi avrei dovuto pagare con le carte che erano salvate nel telefono. Fermo comunque un taxi e gli spiego la situazione. Gli dico appunto che sarei dovuta tornare a casa, ma che avevo il telefono spento e che la carta fisica ce l'avevo in camera, e che quindi sarei dovuta salire in camera a prendere la carta e poi insomma l'avrei pagato. Il tipo mi dice di sì, effettivamente mi sembrava che non avesse capito molto, però mi dice sì sì, tranquilla. Quindi io mi ricordavo il nome dell'hotel, glielo dico, lui parte e mi accompagna lì. Solo che effettivamente poi arriviamo sotto un hotel sbagliato, perché non avevo riflettuto sul fatto che io alloggiassi in un albergo facente parte di una catena molto più grande che ha 1000 hotel sparsi per Parigi. Intanto correttore di NARS, questo qui ragazze è pazzesco, se dovete coprire tanto acquistatelo, perché veramente copre la qualsiasi e rimane comunque abbastanza leggero sul viso, e lo potete utilizzare anche per fare spot concealing prima del fondotinta. Vabbè, insomma arriviamo sotto questo benedetto hotel. Io lo guardo e dico non è questo, e vedo che lui non capiva quello che gli stavo dicendo. Quindi prende il telefono e con Google traduttore mi dice che non capiva l'inglese. In quel momento io realizzo anche che lui non aveva capito niente di tutto quello che gli avevo spiegato all'inizio salita in macchina rispetto alla carta di credito. Vabbè, ma quello era l'ultimo dei miei problemi, prima dovevo capire dove cavolo andare. Lui accosta, ferma un ragazzo, gli chiede se sapesse l'inglese, gli rispiego tutta la situazione, il signore rispiega il tutto all'autista in francese, e quindi ci mettiamo a ragionare su come raggiungere questo benedetto hotel. Devo dire che l'autista è stato disponibilissimo nonostante fosse parigino. Tra l'altro a un certo punto dice al ragazzo con cui si stava interfacciando, che faceva da intermediario tra noi due, sei perdi tipo. Al signore viene in mente un altro hotel abbastanza vicino alla piazza, facente parte della catena che io avevo comunicato a entrambi, quindi il tassista mi porta lì. Indovinate un po', anche quello non era l'hotel giusto. E in tutto ciò c'era mia sorella da sola in hotel, che non aveva più mie notizie da 1000 anni, ma a quanto pare non si era preoccupata. Adesso poi vi racconto com'è andata. Io in preda al panico, raga, non sapevo più che cosa fare, finché a un certo punto non si accende una lampadina nel mio cervello e mi ricordo di aver postato una storia Instagram in cui taggavo un posto che era veramente molto molto vicino all'hotel. Quindi gli chiedo Instagram, questo avrà pensato che io fossi pazza, mi cerco e gli do il luogo del bar e gli dico che l'hotel era a 2 minuti da lì a piedi. E finalmente ragazze arriviamo sotto questo benedetto hotel. Prima vado in reception e chiedo un'altra carta, e il signore della reception mi dice: oh, finalmente signorina è arrivata. Perché la stavano cercando? Perché effettivamente raga io avevo chiamato la referente dicendole che non avevo trovato l'autista, e poi sono sparita nel nulla. Quindi anche loro si saranno presi un colpo e avranno detto chissà che cosa è successo a questa. Quindi si sono mobilitate chiamando l'hotel. Mi ridà questa benedetta carta, io corro in camera, prendo la carta, vado a pagare il tassista, che ho ringraziato in tutte le lingue del mondo, e poi tornata in camera parlo con mia sorella,
che mi dice: ti stavano cercando, mi hanno chiamato, io ho detto che era tutto a posto. Cioè, lei zero risbatti, tranquillissima, ha detto a tutti di stare tranquilli, nonostante io mi fossi persa. Vabbè, alla fine questa storia si è conclusa bene, però mi ha fatto ridere il fatto che lei fosse assolutamente tranquilla. Mi fa: io poi stavo dormendo. E niente, non potevo non raccontarvi questa cosa, raga, mi ero completamente dimenticata. Concludiamo il nostro make-up, io sto per andare da Grazia, così sistemiamo un po' il biondo, lo rendiamo un pochettino più omogeneo. E poi oggi pomeriggio mi vedo con Iole e mi accompagnerà a vedere un paio di ciabattine che mi servono per quest'estate, che in realtà desidero da un sacco di tempo. Vediamo se è disponibile il mio numero, perché sapete che io porto il 34 e mezzo, secondo me di ciabattina forse anche il 34, e trovare le scarpe e i vestiti per me è sempre un po' un'impresa, perché sono anche nana. Anyway, andiamo con questo nuovo prodottino di Clinique, raga, che è bellissimo. È un olio per le labbra, ma può essere anche utilizzato come blush, e vi assicuro che uno, non vi separa la base, non so come sia possibile essendo un olio, e due, lascia questo effetto specchiato stupendo sulle guance. E poi vabbè, è nella colorazione iconica Black Honey. Passiamo con un po' di cipria, la solita di Givenchy. Prima togliamo le pieghette, rimetto un po' di bronzer giusto in alcuni punti del naso, così alziamo la puntina e lo stringiamo otticamente. Sugli occhi rimarrei quasi completamente scarica, perché stasera ho una serata con YSL Beauty, quindi sicuramente riprenderemo il make up e lo renderemo extra bold. Ottimo, adesso combo labbra, però prima fissiamo. Vorrei provare questi nuovi prodotti di Kylie. Fatemi sapere se vi interessano, in cui proviamo tutte le colorazioni. E forse andrei con questa qui, Nude Kiss. In tutto ciò la maschera di Nabla mi ha lasciato le labbra morbidissime. Prima le contorniamo con Pillow Talk e adesso proviamo lui. Sono molto curiosa. Ah, che bello. Il colore è stupendo e non appiccica per niente. Col make-up ci siamo, passiamo all'outfit. Ok, penso di aver deciso. Magliettina nera semplice, gonna lunga leopardata, le samba, così sto comoda anche perché ci devo già stare stasera sui tacchi, e pochettina di Prada. Aggiungiamo gli occhiali di Miu Miu e il profumo, come al solito bianco latte, ormai lo sapete, e ci siamo. Per vedere il risultato del biondo vi aspetto su IG. Ciao!